Ha chiesto di parlare la senatrice Cantù, ne ha facoltà per 5 minuti. Grazie Presidente. Andiamo ad esaminare in terza lettura un provvedimento che per quanto riguarda l'articolo 15 ha una criticità insita, già rilevata da una delle più importanti associazioni di categoria. Perché non sono trattati allo stesso modo gli erogatori pubblici e privati nel nuovo sistema di valutazione, monitoraggio e controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie. Posto che non è stato superato tale vulnus in sede di esame alla Camera, non rimuovendo nel titolo le parole private dopo strutture e privati dopo erogatori, come da noi ripetutamente richiesto nelle riunioni di maggioranza e ben evidenziato nel dossier studi in atti di Camera e Senato, trattandosi di mero errore materiale, proponiamo vi si ponga rimedio irritualmente, con un ordine del giorno interpretativo o un altro accorgimento ritenuto idoneo promosso dal Governo, in quanto è assolutamente fondamentale prefigurare uno scenario che dia conto della manifesta disparità di trattamento dei diversi erogatori, in contrasto con le normative europee, giacché regole di qualità, di sicurezza ed appropriatezza, secondo principi di tracciabilità oggettivizzata, di responsabilità e trasparenza. Spero vogliate accogliere questo nostro ultimo appello, evitando con ciò distorsioni applicative ed inutili ricorsi futuri. Grazie.